Ciao, sono Emma e sto per svelarvi alcuni retroscena del video ufficiale Ogni volta è così. Scopriteli insieme a me. Lo vedi come sei, arrenditi stanotte. Scena iniziale dove sono stesa su questo lettino che poi si illumina, sicuramente è una citazione al film Ghost in the Shell, che nel film Mira, appunto il personaggio femminile, le viene raccontato che viene salvata, le viene salvata la vita e quindi le hanno ricostruito questo corpo robotico, però lei conserva la sua mente, il suo cervello, grazie al quale poi scopre che è tutta una finzione. Volevamo comunque tirare fuori un'immagine femminile quasi senza tempo, no? Una donna forse che arriva dal futuro e viene appunto giù per combattere questa battaglia in nome di tutte le donne contro ogni forma di giudizio, di violenza, di critica. Non ho messo niente e ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me. La scena nella gabbia di laser esprime un concetto di prigionia mentale. È una gabbia, ma a volte è una gabbia mentale nostra, perché una volta che si fa un passo in avanti si può capire che fondamentalmente queste sbarre non esistono, sono solo nella nostra testa. L'idea di essere strizzata in un completo di latex era proprio questo, il concetto che volevamo esprimere, questa sensazione che a volte abbiamo, sentiamo di sentirci sempre troppo strette e di dover stare in abiti che magari non ci rappresentano, ma che però sono rassicuranti all'interno di una società. Però può anche essere appunto letta sì come un'armatura, una donna che insomma è sicura e della sua forza, del suo coraggio. Il simbolo del femminismo che ho mostrato nel video e anche sul palco di Sanremo è correlato perfettamente con la canzone e con quello che col messaggio che la canzone vuole lanciare. Io per quello che è la mia testa e il mio pensiero credo che in realtà invece sia ancora molto necessario battersi per ottenere altri diritti che ci spettano, che ci meritiamo. Così, ogni cosa al suo posto. Girare la scena all'interno della teca di vetro nel video per me non è stato facile perché soffro di claustrofobia. È stata una scena molto forte e sono contenta di aver sconfitto questa piccola paura che ancora ho per raccontare qualcosa che va appunto oltre la paura stessa. Credo che guardando il video si percepisca veramente quanto è stancante stare zitta e ferma sotto una teca di vetro che la gente pensa di poter aprire solo a proprio piacimento. E non permetterò mai a nessuno di mettermi in una teca, in una prigione. Insomma, zitta e buona mai. Grazie per avermi seguito. Il video ufficiale di Ogni volta è così è fuori ora. Andate a guardarlo su Vevo.